Una delle definizioni più belle dell'Eucaristia ce la dà San Tommaso d'Aquino, forse il più grande dottore della Chiesa di tutti i tempi. L'Eucaristia è il sacramento della carità o dell'amore, perché significa amore e produce amore, perché è il sacramento che si può spiegare soltanto con l'amore, con questo amore smisurato di Dio che ci ha tanto amato da donare suo Figlio, che ha donato la sua vita per noi e si è fatto nostro cibo per la nostra salvezza. E se l'Eucaristia è il sacramento dell'amore, credo che sia bello, significativo trovare oggi, in questa domenica, 30ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo che ci riporta il comandamento dell'amore, il cosiddetto comandamento dell'amore, che poi in realtà sono due comandamenti, però il primo, il più grande, il grande comandamento, così viene chiamato da Gesù, è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Il secondo è simile al primo, cioè in altre parole il secondo forma un tutt'uno col primo, questo vuol dire che non puoi amare Dio se non ami il prossimo e viceversa. Sono un tutt'uno, però il primo è amare Dio. E non si può saltare questo passaggio per chi crede. Non puoi amare veramente il prossimo se anzitutto non ami Dio. Ma come amare Dio? Con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. E siccome questo comandamento, e notate bene, non l'ha inventato Gesù, questi sono comandamenti già presenti prima di Gesù. Gesù semmai mostra come questi due comandamenti debbano essere tenuti insieme. Poi darà un altro comandamento, il comandamento nuovo, ma ne parlerò dopo. Però è importante che noi comprendiamo anzitutto cosa vuol dire questo amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente. Perché se è vero che tutta la legge, i profeti, cioè tutta la Bibbia, tutta la parola di Dio, pensate quanto è grande la Bibbia, non so se l'abbiamo letta tutta. Però sappiate che tutta la Bibbia si riassume in questi comandamenti, cioè tutti i comandamenti, le leggi, chiaramente il decalogo, trovano una sintesi in queste poche parole. Se noi facciamo questo, facciamo tutto, però il problema è cosa vuol dire. Allora è necessario spiegarlo, perché queste parole non hanno lo stesso significato che hanno nel nostro uso comune. Ad esempio, amare Dio con tutto il cuore. Che cos'è il cuore per la Bibbia? Per l'antropologia biblica, cioè la visione dell'uomo nella Bibbia. Il cuore è, attenzione, non è la sede dei sentimenti. Non vuol dire amare Dio con il sentimento, perché può capitare che non si ami Dio col sentimento e non necessariamente questo vuol dire che non lo amiamo. Ci sono santi che per decenni non hanno sentito l'amore ma hanno amato Dio. Ad esempio Santa Teresa di Calcutta. Il cuore nella Bibbia è il centro della persona, laddove prendiamo le decisioni. Amare con il cuore vuol dire decidere, scegliere. Scegliere di mettere Dio al primo posto, di essergli fedeli. E questo dovrebbe essere anche l'amore verso il prossimo. Ad esempio l'amore che si promette nel matrimonio. Sicuramente non è qualcosa che dipende dal sentimento, sicuramente c'è il sentimento quando ci si conosce, quando ci si fidanza, eccetera, ma poi si promette un amore che non si basa sul sentimento, perché questo è un amore immaturo. Se uno ama soltanto quando ha il sentimento, quando se la sente, hai voglia, mancherà di costanza e non sarà un amore maturo. Tante volte noi amiamo anche appunto quando ci costa. Ma amiamo perché nel nostro cuore sappiamo che dobbiamo farlo, che è giusto, che dobbiamo prenderci cura di quella persona, e così anche verso Dio. Abbiamo capito che Dio è il centro della vita, allora anche se siamo nell'aridità, anche se il nostro cuore in quel momento non ci aiuta, nel senso il cuore inteso come appunto sentimento, non lo sentiamo come un supporto, però abbiamo preso una decisione, quindi amiamo Dio e ci decidiamo continuamente per Lui.
perseveriamo con tutto il cuore, con tutta la volontà, potremmo tradurre anche, con tutta l'anima. Che cos'è l'anima? Anche qui noi pensiamo all'anima, no? Intesa come quella parte spirituale, no? Del nostro corpo. Certo che l'anima può essere intesa in questo modo, ma nella Bibbia l'anima, nel concetto diciamo ebraico, perché qui si tratta naturalmente dell'Antico Testamento, l'anima è la vita intesa in tutte le sue dimensioni, nell'esperienza. Cioè amare Dio con tutta l'anima vuol dire amarlo con tutta la nostra vita, amarlo in ogni esperienza che facciamo, non soltanto ad esempio qui in chiesa, amarlo quando torniamo a casa, con il marito, la moglie, i figli, con i vicini, i parenti, amarlo quando siamo al lavoro, amarlo quindi in ogni esperienza, amarlo con tutta la vita. Invece di anima potremmo tradurre vita. Quindi capite che è una cosa, non è come dire mio Dio ti amo, ma diglielo con la vita. Amarlo con tutta la mente, qui è più facile, diciamo che il concetto è vicino al nostro di mente, ha a che fare con la conoscenza, con le convinzioni intellettuali. E non è facile questo, perché vuol dire che dobbiamo continuamente cercare di cambiare a volte o di conformare la nostra mente a quella di Gesù, cioè a quella del Vangelo e della Chiesa, perché Gesù parla attraverso la Chiesa, nella continuità con la tradizione bimillenaria. E questa è la vera conversione, il cambiamento di mentalità. Magari una cosa non la comprendiamo, però vogliamo comunque sottomettere con libertà la nostra mente a quella di Cristo, al Vangelo di Cristo. E qualcuno però ascoltando questo potrebbe dire ma chi riesce a fare questo veramente? Ad amare in un modo così grande? Notate il tutto, perché Dio non vuole essere amato così part-time. Cioè, si ripete tre volte tutto, perché Dio o lo si ama in modo totale o non è più Dio. Chi può amare così? Noi non siamo capaci. San Giovanni scrive nella sua prima lettera: in questo consiste l'amore. Non siamo noi che amiamo Dio, ma è Lui che ci ha amati e ha dato il suo Figlio per noi, in espiazione dei nostri peccati. Ecco allora il segreto. Noi possiamo amare Dio con l'amore stesso di Dio, con l'amore che ci ha mostrato nel suo Figlio e che ci ha donato nello Spirito Santo. E qui arriviamo all'Eucaristia. L'Eucaristia è, dicevamo, il sacramento dell'amore. Se noi ci nutriamo dell'Eucaristia, se noi amiamo l'Eucaristia, allora avremo in noi l'amore di Dio. Allora saremo capaci di amare non soltanto con una forza che viene da noi stessi, dalla nostra volontà che è debole, che è ferita dal peccato, ma saremo capaci di amare con una forza che viene dall'alto, che è appunto lo Spirito Santo, che infatti è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori. E infatti, vedete, questo comandamento, il comandamento dell'amore, Gesù lo porta a un livello più alto. Già sembra una cosa grande amare il prossimo come te stesso, ma Gesù chiede di più, perché chiede addirittura di dare la vita per l'altro, quindi di amare il prossimo più di se stessi. Il comandamento di Gesù, ricordiamolo qual è, ce l'ha lasciato prima di morire, nell'ultima cena: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E quindi bisogna pensare, su qui hanno messo, sono contento che ha messo il crocifisso proprio qua ben visibile, guardate come ci ha amato Gesù. Dobbiamo amare così noi, non di meno. Quindi altro che amare il prossimo come te stesso, di più. Cioè amare a costo anche di sacrificarci per amore, ma lo facciamo. In genere lo facciamo con le persone che ci sono vicine, i figli, ma è più difficile farlo per gli altri. Bisogna avere davvero avere in noi lo Spirito Santo. Ed è possibile perché noi facciamo esperienza continuamente dell'amore di Gesù per noi. Quando riceviamo l'Eucaristia, Gesù ogni volta ci dichiara: ecco, io ti amo fino a questo punto, ti amo fino a morire per te, a donare per te la mia vita. Anche oggi, ricevendo l'Eucaristia, pensiamo a questo: Dio mi ha amato fino a morire in croce per me, e io
come posso ricambiarlo? Facendo la stessa cosa per gli altri. Con il suo aiuto, con la sua grazia. Questo è possibile, da soli no. Ecco, se faremo questo, fratelli e sorelle, adempieremo tutto, la legge, il Vangelo, tutto quello che il Signore ha voluto dirci è in questo, nell'amare. E un cristiano che non ama può anche far tutto, fare dei riti, fare tante cose belle, ma manca della cosa più importante. Quindi amiamo e attingiamo la forza di amare proprio dall'Eucaristia, dal partecipare alla Messa in modo intenso, raccolto, chi può anche in settimana, non soltanto la domenica, facendo momenti anche di visita al Santissimo Sacramento, di adorazione all'Eucaristia, e allora cresceremo sempre di più nell'amore verso Dio e verso i fratelli.